Altri 5 km e mezzo di pista ciclabile di Greenway, ma è anche la volontà di dire che si inserisce in un progetto generale di 550 km, ovviamente, di questo Green Tour che vogliamo fare ed è in fase di realizzazione. Ma soprattutto in un territorio come quello veneto, che è il territorio dei grandi paesaggi, della natura, di tutto quello che è, guardate come in questo caso, di avere una pista ciclabile che corre al fianco alla laguna. Il Veneto ha molto da far vedere fuori dai circuiti canonici, per cui questa visita slow, lenta dei territori, passa attraverso piste ciclabili e quindi tutti questi percorsi verdi. C'è da dire che oltre a questo progetto Green Tour del Veneto c'è anche un altro progetto che si chiama Vento, è fatto in collaborazione con la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e il Veneto. Sono 690 km di pista ciclabile e costerà circa 129 milioni di euro. C'è anche il governo su questa partita con il ministro Franceschini e qui ovviamente ci sarà la costruzione di una pista ciclabile che seguirà tutto il Po, dalle sorgenti alla foce. L'idea è che le piste ciclabili siano all'interno di una rete, uno snodo che consenta alle famiglie, soprattutto le famiglie, di poter muoversi nel nostro territorio liberamente. Per cui adesso dobbiamo lavorare perché le piste ciclabili vengano interconnesse, ma soprattutto vengano anche costruiti dei nodi dove uno può lasciare la bicicletta, perché dobbiamo fare gli stazzi anche a pagamento, uno ritrova la bicicletta quando la lascia, sale magari con un biglietto unico, e questo è quello su cui stiamo lavorando, in maniera tale che uno con lo stesso biglietto può girare sull'OTVO, sulla CTV, sui battelli, può muoversi, andare all'aeroporto, andare al mare, andare a lavorare. Per cui non è necessario che tutti i pullman arrivino davanti a casa di ciascuno, ma sia soprattutto una mobilità lenta che aiuta appunto questo turismo, che io credo sia il primo turismo, è quello metropolitano. Finalmente si chiude un percorso, scusate il gioco di parole, ma in realtà mancava l'ultimo tassello e l'ultimo tassello è stato messo. Un plauso a tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione di questa grandissima opera, perché rappresenta veramente un surplus per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il turismo slow, ma anche per quanto riguarda la valenza e l'enfatizzazione delle nostre bellezze naturali.